miei piccoli amici. Ditemi amici di che colore era, vi ricordate di che colore era? Ditemi amici di che colore era, la sciarpa di portatile di che colore era? Giusto, è verde la sciarpa di portatile, di colore verde la sciarpa di portatile. E alla fine di questa ballata, ecco che arriva una nuova puntata. Una nuova storia è pronta già. Andate piano, la montagna attenderà. Scalando la montagna. Riponete tutti lo zaino nel portabagagli. Presto, presto, che la montagna ci sta aspettando. Stiamo passando per Trento e quello che vedete è il castello del Buon Consiglio. Che bello! Siamo quasi arrivati in montagna. So già che vi piacerà tanto, ma ricordatevi una cosa. È molto importante essere prudenti camminando tra i sentieri. Va bene, maestra Laura! Stiamo salendo! Certo, cangiante, le montagne sono alte. Siamo arrivati! Guardate che spettacolo! Ora percorreremo questo sentiero che ci porterà a un bel vedere. Dovremo seguire tutti i segnali colorati come questo. Mettiamoci in marcia! Portatile, tu sai cos'è un bel vedere? Sì, è un posto da cui si può ammirare il panorama. Sembra bello! Eccoci arrivati! Le montagne che vedete laggiù fanno parte delle Dolomiti. Tra poco il sole comincerà a tramontare. Vedrete, sarà uno spettacolo indimenticabile. Senza nome pensa che le montagne, come le nuvole, abbiano delle forme strane. Sembra anche a voi che quella cima assomigli tantissimo a una carota gigante. Che fame! A me, quelle due cime sembrano tanto le tue orecchie, cilindro. Io vedo una torta di compleanno piena di candeline. Guardate, anche le montagne sanno cambiare colore. Che spettacolo stupendo! Non mi stanco mai di ammirarlo. Chi ha parlato? Scusatemi, non mi sono ancora presentato. Sono il cervo Gunther e vivo tra queste montagne. Siamo felici di conoscerti, Gunther. Noi veniamo dalla valle e prima che faccia buio sarà meglio tornare allo scuolabus. Allora purtroppo devo darvi una notizia che forse non vi piacerà. Una piccola frana ha bloccato il sentiero. Oh no! E adesso come torneremo? In montagna qualche imprevisto può capitare, ma noi cervi libereremo il sentiero e domani potrete tornare a valle. Non ho abbastanza carote per resistere fino a domani. E io non ho pelliccia né piume. Avrò freddo quassù. Non preoccuparti, piccolo. Vi ospiterò tutti molto volentieri nel mio rifugio. Ti siamo davvero molto grati, Gunther. Allora, seguitemi. In montagna il paesaggio cambia rapidamente. Qui siamo in un bosco di sempreverdi, ma salendo ancora ci sono i pascoli e poi il paesaggio diventa roccioso. Eccoci al mio rifugio. Benvenuti. Sistematevi al caldo attorno al focolare. Che profumino! È la mia ricetta speciale per la cioccolata calda. Posate i vostri zaini e servitevi pure, amici. Deve essere buonissima. Godiamoci la cioccolata e poi tutti nei sacchi a pelo. Hai ragione, Gunther. Dobbiamo riposarci per la discesa di domattina. È la prima volta che dormo in un sacco a pelo. Buonanotte, amici. Sveglia! Il sole è alto e c'è una sorpresa qui fuori. Salite a bordo! Vi accompagneremo a valle con la slitta. Grazie! Evviva! Coraggio! Prendete le vostre cose e partiamo!
Arrivederci, amici! Arrivederci, Gunther! Grazie del passaggio e ora noi torniamo a scuola! In montagna l'avventura è infinita, una spassosa discesa dopo la salita. Arrivederci, piccoli amici. Tornate presto e siate felici.